E adesso come ve la racconto l'Ucraina? Perché l'Ucraina è stata molte, molte cose. Ad esempio, storie strazianti, furgoni impantanati, balli improvvisati a fine distribuzione per la stanchezza, visita ad alloggi sotterranei, missili, carri armati, trincee e posti di blocco militare in ogni dove. Ospitalità ucraina meravigliosa e quella che poteva sembrare l'ultima cena. Ma andiamo in ordine, che è meglio. Siamo partiti con tre furgoni super super carichi di cibo, medicinali e tanto altro. Ultimo rifornimento e scorta benzina in Romania. Poco dopo, momento tanto atteso, la dogana. Prima quella rumena e dopo quella ucraina. Niente, siamo appena entrati in territorio ucraino dopo tanta fila nella dogana rumena e adesso fila alla dogana ucraina. Però ci hanno fatto entrare, visto che siamo aiuti umanitari, abbiamo avuto la precedenza. Ultimi fogli e si entra. Entrati in Ucraina, siamo stati ospitati dai genitori di Tania, delle persone meravigliose. Tania, che è una delle volontarie dell'associazione in protezione di cittadini ucraini. Nel vivo della missione. Buongiorno, buongiorno. Sei pronto? Carico? Disponibile, È tutto disponibile. Con un piccolo però grande dettaglio, ovvero è il mio compleanno. Stamattina con Giancarlo. Subito dopo però decido di guidare io e mentre ricevo auguri da tutto il mondo, 1000 km dopo arriviamo a Kiev, dove passeremo la notte. Rifornimento benzina e destinazione Hostomel. Lì primo centro militare vicino Kiev che è stato bombardato a inizio guerra. Il comandante ci racconta di quella sera e dei numerosi morti. Ripartiamo subito verso il nord-est. Ci troviamo nelle zone di Chernobyl. Raggiungiamo i villaggi vicini dove gli aiuti purtroppo non arrivano o scarseggiano. Qui la nostra prima distribuzione con l'associazione locale di Tania, Yuri, il governatore, e ovviamente i volontari della Romania. Parola d'ordine. Walker. Pranzo in compagnia e subito ci rimettiamo in viaggio. Sì, siamo stanchissimi, ma andiamo. Destinazione Chernigov, prima città occupata e bombardata dai russi. Si trova esattamente vicino al confine con Bielorussia e Russia. Arriviamo a Chernigov verso l'ora di cena e veniamo ospitati da questa meravigliosa famiglia che ci prepara cose veramente, veramente, veramente deliziose. Silvia, basta, non puoi pensare sempre al cibo. Su! Ore 10:30. Fra esattamente 30 minuti scatterà il coprifuoco. Prima di ripartire, però, a fine cena, abbiamo ricevuto una notizia terrificante. La scorta dei militari che avrebbe dovuto raggiungerci la mattina a Kiev non ce l'ha fatta. Questi sei ragazzi sono stati uccisi lungo la strada vicino al confine. No, non è uno scherzo e no, non è un film. Con il magone ancora nello stomaco raggiungiamo questo hotel, l'unico hotel che non è stato distrutto. Ospiti del governatore. Nuovo giorno in quel di Chernigov. Oggi andremo con Nicola a fare distribuzione porta a porta nei villaggi intorno a Chernigov. Qui ascolteremo tantissime testimonianze. Allora, sono tutti russi qua e erano nascosti da dentro. Okay. Qui c'era il garage. Allora, ah no, i nostri sapendo vieni. che qui erano i russi e da qui stavano sparando ai posti ucraini. Sì. Ok? Poi da qui è arrivata una bomba. Eh sì, piccoli incidenti di percorso. Sì, stanotte ha piovuto. Thank you.
proprio Resilient Squadrons, di unità Pozzismo. Cioè, probabilmente da Grogna, sono entrati così, passati, e entrati da questa parte. Tutti i tam. Sono iniziati un po' a sparare, poi sono andati avanti. Al terzo giorno hanno lasciato questo villaggio. C'erano state sotto casa qui. Due metri per tre metri. Dove? Там были у нас матрасы, подушки. А что с рукой? А что, их тазобедренный, да? Lui è Alexander, ex soldato. Rimasto ferito nella guerra di Chernobyl e anche in questa guerra. Questo uomo apparentemente duro, ex combattente, però ha un cuore d'oro. Appena viene a sapere del mio compleanno, mi regala un bellissimo mazzo di fiori. Я пшату готов к своей жизни, умереть, чтоб только Путин сдох сегодня. Sono pronto di morire se Putin morirà dopo di me. Io pronto a darmi la mia vita se Putin morirà. Это наши братья славяне. Dice che queste sono nostri fratelli. Ascoltiamo tutte le storie, in silenzio. Rientriamo in hotel con un gran nodo allo stomaco. Ultimo giorno di distribuzione. Ci svegliamo in una Chernigov serena, silenziosa, dove la vita sembra andare avanti, come se niente fosse accaduto. E voi ci riuscireste? Distribuzione pacchi presso un'ex palestra sotterranea, dove vivono centinaia e centinaia di persone in estrema povertà dall'inizio della guerra, persone che hanno perso casa o che vivevano per strada. Altro giro, altra corsa, ultimo villaggio, con carri armati e case bombardate come sfondo facciamo l'ultima distribuzione. Ore 21:50, il rientro in hotel. Stanchi, pieni di storie, pieni di paure, dolori, ma anche e ancora tanta speranza nel cuore. Però l'imprevisto è sempre in agguato. Pochi minuti dopo, purtroppo, riceviamo una telefonata. Il coprifuoco è stato anticipato alle ore 22. Abbiamo solamente 10 minuti per raggiungere l'hotel, perché possibile entrata e attacco dei soldati russi in quel di Chernigov, ovvero dove ci troviamo adesso. Alle ore 22:30 ceniamo nella sala colazioni dell'hotel, con cibo militare. È tutto strano, un sacco di pensieri. Abbiamo cenato, abbiamo riso, però l'aria stasera è molto particolare. Tutti noi abbiamo paura, ma nessuno di noi lo ammette. E se fosse davvero stata la nostra ultima cena? E se fosse davvero la nostra ultima notte? Cosa potrebbe capitare? Tutto. Missili, bombardamenti, bunker, tutto, tutto. Potrebbe capitarci di tutto. Però siamo lì, con un bicchiere di vino, del cibo, non pensando. L'ex comandante chiama la mamma, chiama sua madre, di 80 anni. Il governatore ascolta musica. Noi ci facciamo forza a vicenda. Ma nessuno di noi ammette di avere paura. Ce ne andiamo a letto, sempre la stessa domanda. E se fosse l'ultima notte? Io l'ho pensato davvero, ho avuto paura. E se fosse stata davvero la mia ultima notte? E invece mi sveglio, sono ancora viva. Che bello, che bella sensazione. Ringrazio, ne sono grata, eternamente grata. E niente, si torna a casa. Saluti ai nostri amici ucraini. Ci rimettiamo in viaggio tra sfondi di guerra, piazzali di Kiev, indovinelli per tenerci svegli, ore di guida da sola e dopo chilometri e chilometri siamo a casa.
succede? Ora, un uomo arriva davanti a un hotel, posa per terra una bottiglia di vino ed esclama: sono finito. Dovete capire in che situazione ci troviamo. Io non ho capito solo una cosa. Silvia, queste cose non si possono mettere, sappi, non è più logico. Chi? Carlo, l'hai portata la bocca. Dai, vai. Ucraina terminata. Anche per questo episodio è tutto, vi aspetto al prossimo episodio e alla prossima missione. Vi tengo d'occhio, quindi fate i bravi.